Anche quest'anno, l'1 e il 2 giugno, torna a Dronero la Fiera degli Acciugai. Siamo in frequenza con il vice sindaco Alessandro Agnese per farci raccontare qualcosa di questo evento. Bentrovato. Un saluto a tutti quanti. Ci vuole raccontare qualcosa di questo evento? L'evento, come tutti gli anni, si svolge su 2 giornate. Abbiamo diverse attività sia per i più grandi che per i più piccoli. Ovviamente la parte importante è il mercato, che propone come tutti gli anni le acciughe come piatto di base, però abbiamo un po' tutti i prodotti del territorio e anche i prodotti legati all'acciuga. Da corollario al mercato abbiamo diverse attività sia culturali che musicali che fanno veramente da contorno favoloso alla fiera. Quest'anno abbiamo diviso la fiera in 4 zone, ovviamente la zona centrale, l'area Expo Food con la piazza Martiri centrale più le vie circostanti, poi abbiamo un'area eventi dove si terranno in pratica concerti. Abbiamo la sera di sabato 1 giugno, abbiamo un concerto dell'Oragio che è un gruppo folk valdostano e poi nel pomeriggio di domenica avremo la grande orchestra occitana. In più avremo delle passeggiate musicali alla scoperta anche delle ville di Dronero che nella manifestazione Dronero un borgo ritrovato poi apriamo quasi tutti gli anni. Avremo l'asta del vino prodotto dai bambini delle scuole medie. Poi avremo degli appuntamenti con gli acciugai ancora. Abbiamo invitato degli acciugai che ormai hanno una certa età, però ci racconteranno cos'era la tradizione degli acciugai. Tanti appuntamenti per i bambini. Ad esempio abbiamo uno spettacolo che si chiama L'uomo che piantava gli alberi nel teatro, uno spettacolo proprio per bimbi. Novità di quest'anno, ad esempio, una mostra spettacolo organizzata dalla scuola di magia Blink, una mostra sull'illusionismo, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. Grazie vice sindaco, io la ringrazio per essere stato con noi e per averci raccontato qualcosa di questo evento. Grazie a voi tutti, vi aspettiamo allora l'1 e 2 giugno a Dronero. Arrivederci.